Salve a tutti, ben ritrovati. Siamo qui sul nostro programma Archicad con il passaggio successivo a quello dello step iniziale. Abbiamo spiegato come siamo arrivati alla scelta di questo programma di disegno che ci aiuta a perfezionare le nostre idee su misura, inserire creare una planimetria, fare i nostri arredamenti e anche come stiamo facendo adesso, se ricordiamo, qui abbiamo fatto una piccola piantina, abbiamo detto di una, immaginiamo di una camera da arredare, l'abbiamo anche quotata, ci manca questo punto. Beh, abbiamo sbagliato a digitare, la semplicità è proprio intuitiva, se si sbaglia si può sempre tornare indietro. Non c'è mai la paura di fare un errore che poi dopo diventa impossibile da sistemare. La nostra planimetria è questa, immaginiamo di doverla arredare. Andiamo a braccio, possiamo sbizzarrirci come meglio crediamo. Mettiamo il caso di creare un'apertura. Innanzitutto abbiamo solo delle linee, dovremmo fare anche un'altra linea per far sì che all'occhio di chi guarda possa essere visibile tutta la muratura, però di solito è qualcosa che si va a rifinire alla fine, incluse anche le quote, qualcosa che adesso abbiamo messo qui ma possiamo anche togliere. Ora, di solito decidiamo di mettere in questo momento la porta in quest'angolo in basso a sinistra. Le porte di norma sono 10 centimetri dall'angolo. Cosa usiamo? Usiamo il metodo della geometria a catena, cioè una retta continua. E già che ci siamo, ne parliamo perché è un altro strumento molto bello di questo programma. Vedete, quando andiamo a digitare questo tasto, come se il programma stesso aprisse tutta una scatola di accessori. Dice, tu hai scelto questo pulsante che ti fa fare una linea spezzata. Ecco, nel momento in cui mettiamo che abbiamo fatto questo diagramma, ci finisce col tasto destro sul mouse, si apre questa schermata, facciamo ok e è finito. Vogliamo farne un'altra. Vogliamo fare un piano che abbia una curvatura. Questa è la linea spezzata, cioè è una linea che finché non lo decidiamo noi continua all'infinito. Facciamo un piano, una linea di 1 metro. Qui andiamo in linea retta, 60 centimetri. Ora a questo punto vogliamo fare da questo punto a quest'altro non più una retta, bensì una leggera curvatura. Cosa andiamo a fare qui negli accessori che ci tira fuori il nostro programma? Andiamo a scegliere un arco che passa per una tangente definita, per un segmento precedente, oppure quello che passa per 3 punti. Tangente definita e segmento di un precedente è pura geometria, non stiamo qui a spiegare, a soffermarci. Diciamo che stiamo parlando di strumenti di estrema precisione per creare delle curvature. Noi con i 3 punti mettiamo da questo qui, facciamo qui. Vedete, nasce già il nostro bel raggio perché noi abbiamo detto al computer, al programma, di voler fare un piccolo arco di raggio per 3 punti. Il primo ce l'avevamo, era quello di partenza, questo è un intermedio, e poi diciamo che vogliamo andare su quest'altro punto. Eccolo qui. Vedete, abbiamo questo passaggio, lo decidiamo noi perché stiamo disegnando come avessimo una matita su un foglio a mano libera. Possiamo arrivare qui, andare oltre questa linea, fermarci prima, fermarci qui, farne un poco. Decidiamo che ci sta bene qui. Ora dobbiamo fare una controcurva, quindi di conseguenza cosa facciamo? Il primo punto ce l'abbiamo, è questo che è ancorato
al piccolo raggio precedente. Diciamo che vogliamo andare qui e il terzo qui. Ecco qui, vedete una controcurva che si addolcisce rispetto a quella precedente, è un continuum. Arriva qui, ora e ci sta bene. A questo punto cosa vogliamo fare? Tagliare dritto, immaginiamo che questo sia un piano di scrivania, tagliare dritto qui e chiuderlo in questo modo. Piuttosto io farei un qualcos'altro. Continuerei con questi raggi, quindi con una curva verso l'esterno, una curva leggermente all'interno, qui andrei con un'altra curva sempre all'esterno. Questo è il mio punto di partenza. Vedete, si apre come un occhio. Mi sta dicendo, è questo il punto di partenza, lo vedi? Vedete quanti punti, quante curve, quante indicazioni ci dà questo programma? Ci dà il punto finale, ci dà dal punto precedente a quest'altro, ci sta dando proprio delle linee guida, ci aiuta. Ci sta dicendo, ecco qua, queste sono la cornice entro quale ti puoi muovere e ti diamo una mano per chiudere questo lavoro che stai facendo. Quindi, con il semplice occhio e con gli strumenti a nostra disposizione e la movimentazione del mouse, cosa facciamo? Andiamo a prendere il punto iniziale è questo, quello intermedio lo mettiamo in mezzo fra questi due punti e poi andiamo a chiudere con quello finale, qui. Non mi devo nemmeno troppo scervellare andarlo a centrare perché me lo trova da solo. Vedete? Me l'ha trovato, me l'ha cerchiato, ho detto ci sei. Eccolo qua. Finito. Io ho fatto, andiamo a chiudere. Selezioniamo la spezzata precedente, l'abbiamo selezionata con questa freccetta, friccia. Banale, nome. Senza nessun altro tipo di sotterfugio. Il programma è diretto. Freccia, l'ho presa, l'ho sezionata e poi cosa faccio? Posso usare la forbice qui sopra e me la toglie. Ecco, vedete? Mi crea un piccolo taglio oppure faccio tasto destro e me lo cancella. Ritorna qui. Riprendiamo la forbice, dovevo aprire un taglio. Questo mi seziona, ecco qui. Prendo la forbice e mi dà la possibilità di creare un taglio sul mio piano, però ci torniamo in un altro momento. Ora io cosa devo fare? Devo togliere questo perché non mi serve, lo cancello. Vedete col tasto destro, una volta che l'ho selezionato con la freccia, cosa mi dice qui? Tutta sta schermata, dice che cosa vuoi fare? Lo vuoi tagliare? Ok, e l'ho eliminato, quello che stavamo dicendo prima. Lo rimettiamo con la nostra freccia. Lo vuoi copiare? Lo copio e lo metto uguale a quello ad un altro punto. Lo incollo, se già l'avevo selezionato, lo vuoi cancellare? Lo vuoi muovere? Lo muovo, lo seleziono e mi fa muovere questa spezzata, sempre selezionandola mi diventa verde, posso farci altre operazioni andando sulla voce muovi, posso ruotarlo, posso specchiarlo, posso muovere una copia, cioè lascio questo e mi muove una copia, posso ruotarlo con una copia, posso specchiarlo, sono tanti piccoli però, esempi che mi possono aiutare mettiamo che io voglia selezionare il tasto muovi, specchiare una copia. Cosa mi fa questo tasto? Mi prenderà questa spezzata e me la copierà, vedete, perfettamente speculare a 180 gradi. Io la sto girando. La posizione nel posto in cui decido se mi sta bene perfettamente a 90 gradi, mi fermerò a 90 gradi, se in un'altra posizione, in un'altra posizione, però sarà la perfetta copia specchiata di questo. Vedete, ho due copie identiche. Stiamo andando un po' a braccio perché la vastità di questi è come avere una cartoleria a disposizione,
dalla semplice penna fino alla matita e tutta la strumentazione che può essere messa come un grande libro di geometria, di progettazione. Quindi l'uso dei vari tasti non avviene nient'altro che con l'utilizzo. Nel momento in cui ho bisogno di, adesso lo annulliamo questa, facciamo pulizia nel nostro progetto, abbiamo disegnato una mensola qui. Ok, la posso selezionare. Mettiamo che io l'ho disegnata così per essere rapido nel disegno, però la debba sistemare su un altro angolo, un altro piano inclinato, non come questo qui, casomai non la devo mettere sul piano dritto che sta sopra, bensì questo qui. Cosa faccio? Vado a prendere tasto destro del mouse, muovo, ruoto. Allora, ecco cosa mi è apparso qui. Un bellissimo goniometro, perché è come se avessi preso il goniometro perché devo inclinarlo di una certa gradazione questo piano rispetto al mio piano di disegno, alle mie assi cartesiane di questo disegno. Lo seleziono e me lo incomincio a spostare. Ora, se ho l'inclinazione precisa da dare a questo mio piano, lo faccio rapidamente, oppure posso andare per tentativi. La cosa più semplice sarebbe questa. Annullo questo programma, cosa faccio? La seleziono e l'avvicino rispetto alla linea verso la quale devo affiancare questo piano. Lo riseleziono, vado in muovi e poi ruoto, seleziono ruoto, mi riappare di nuovo il mio goniometro, eccolo qui, lo metto in questo senso finché non si affiancano i due piani. Non ho fatto niente di speciale, non sono stato io, è stato il programma che quando mi sono avvicinato alla linea me l'ha sovrapposto di preciso. E mi dà pure l'indicazione, come se mi desse il pollice alzato. Ok, io non faccio altro che dare l'input col tasto sinistro del mouse e ci sono. L'ho allineato, vedete? Ora, ovviamente, sta un po' fuori, la devo mettere più a centro. E guardate cosa ci mi fa fare il programma. Io l'ho solo selezionato, è come se avesse capito, dice, forse tu la devi far slittare su questo piano, è vero? Eccoti qua. Te la sto già allineando. Guardate, perfettamente allineata. Io la vado a posizionare dove voglio. Insomma, mettiamo che la debba mettere qui. Ecco, posizionata. Mettiamo che questo sia un piano di scrivania che mi andava a concludere con un contenitore. Cosa faccio? Seleziono la mia linea. È un'altra magia del programma. Seleziono questo. Ovviamente, se vado qui. Non vado, dovrei andare, devo andare parallelo a questa linea. Quindi, nel momento in cui ci sono, è il programma stesso che me la allinea rispetto a quel piano. Eccolo, fino ad arrivare ad incrociare l'altro piano, me lo individua, me lo cerchia e mi dice: ok, ci siamo. E io posso continuare oppure, siccome sono sempre sulla spezzata, non dimentichiamolo, ma perché me ne sono dimenticato di dare la linea semplice, quella che ad ogni tratto si blocca, ma non è successo niente, basta che siccome mi sta bene già quello che ho fatto, vado tasto destro mouse, ok, finito. Quindi me la sono posizionata qui, stavamo partendo dalla porta, siamo andati a un altro. Però la bellezza e anche il trasporto che fa questo programma è questo. Andiamo un po' a braccio perché io invito tutti nel momento in cui decidiate di seguire questo, di farvi aiutare nella vostra idea, nel vostro progetto di arredamento su misura, di farvi guidare dal programma stesso, perdervi un po' ogni tanto perché casomai partendo da una necessità andate a scovare altre cose.
altre cose interessanti, come è successo adesso. Noi stavamo posizionando la nostra porta. La nostra porta che si mette a 10 cm da questo angolo, lo sto segnando con la tastiera, 10. Di solito un muro è anch'esso di 10 lo spessore. Poi, siccome, ecco, qua ho una spezzata continua, finché non la interrompo. Da questo punto qua vado oltre perché il muro continua. Sono a posto, gli do ok, e questa è la porta inizialmente dove la incernierò. Siccome è una porta da 80 cm, cosa faccio? Seleziono la mia figura geometrica, il vano della porta, 80 per uno spessore, ecco, dimensioni, vediamo, 10 cm che è la muratura, per una lunghezza, ossia larghezza, in questo caso di 80. Abbiamo fatto nient'altro che indicare il vano della porta. A questo punto prendiamo una spezzata, una linea, tracciamo il continuum della muratura. Poi dopo con calma faremo il resto perché dobbiamo anche posizionare, abbiamo detto che vogliamo posizionare una finestra, anzi lo facciamo subito, la mettiamo qui. La mettiamo qui, diciamo che la nostra finestra è 1,20 m per una spessore di muratura esterna 40 cm, eccola qui. Dobbiamo lavorare solo con i rettangoli, dobbiamo solo disegnare l'infisso che è al centro. Guardate, senza nessuna fatica, va da solo, si va a ricongiungere all'altra parte. Gli diamo lo spessore che vogliamo, che è più o meno un 6 cm, 5 un infisso. Ecco qua, e abbiamo posizionato la nostra finestra. Andiamo a chiudere, mettiamo qui, poi togliamo queste quote perché non ci interessano per il momento, le cancelliamo. Ecco qui, perché questo di solito la quota è qualcosa che si fa a fine disegno. Abbiamo questi due vertici che o siamo bravi a centrarli precisi oppure li selezioniamo entrambi. Prendiamo la freccia. Vedete, si apre un'area di selezione. Noi dobbiamo fare in modo tale che le andiamo a prendere. Abbiamo selezionato le due estremità di muratura. Andiamo qui sopra e cosa c'è? Interseca. Questo tasto ci dice che ci dà la possibilità di intersecare queste due linee. Ce le mette spingendo nient'altro che a 90 gradi. Ce le unisce, ci fa lui il lavoro. Eccolo qui, a posto. Così poi succede dal resto. E lo possiamo fare con calma. Noi adesso andiamo ad ultimare la nostra porta. Cosa facciamo? Usando sempre delle forme geometriche. La porta è una porta a battente, quindi non a scrigno. Cosa fa? Apre arcuandosi dal suo incendiamento nei telai e apre con un arco di 90 gradi fino a questo punto. Poi leggermente. Cosa facciamo poi? Dobbiamo mettere il battente, questa è l'apertura. Andiamo a selezionare la forma geometrica del rettangolo. In questo caso, siccome non siamo sicuri di andare perfettamente in linea retta, prendiamo quest'altro che ci permette di costruire rettangoli, forme geometriche in qualsiasi angolatura. Mettiamo che vogliamo farlo in questa angolatura, vedete, una volta stabilito la base, poi dopo si sviluppa rispetto alla base che abbiamo stabilito, a 90 gradi ci costruisce il nostro rettangolo. Cosa facciamo? Lo annulliamo, andiamo dove si incerniera la nostra porta, andiamo a centrare la fine del nostro arco che abbiamo fatto, di apertura che abbiamo fatto prima, l'abbiamo trovato, ce l'ha trovato il computer. Lo spessore di una porta è di circa 4 cm, o lo facciamo preciso digitandolo, oppure ci arriviamo facilmente con un mouse, 0,04 cm, puntato. Poi possiamo perfezionarlo indicandoci anche la maniglia qui, ecco, facendolo pure a volo, non c'è problema. Però l'efficacia è questa, vedete, dalla pianta capiamo bene che questo è il punto d'ingresso. Qua abbiamo una finestra e qua abbiamo
delle linee che ci danno già l'idea di una scrivania, di un mobile, quello che sia, di una mensola. Bene, abbiamo fatto un altro passo in avanti nella scoperta di questo bellissimo programma che ci aiuta nel nostro lavoro e qui ci salutiamo e ci diamo appuntamento al nostro prossimo step. Vi saluto tutti.